Ha staccato letteralmente l'edificio. Non me lo tirare addosso, ma sei scemo nel cervello. Ma che roba! E vabbè. Mio Dio, sono delle bombe praticamente. Vai. Ok. Oh mio Dio. Guarda lì. Si accoppiano male tra di loro. O si accoppano male tra di loro. Direi che l'uragano ha acquisito molta potenza. Ok, proviamo con la 105 mm. Oh, sventrato completamente la casa. Fuggite, sciocchi. Wow. Ok, speriamo che il prete fosse assicurato. Oh no, no, mi devo nascondere da qualche parte. Lo sento, sta arrivando. Signori, potrei aver fatto una leggerissima cazzata. Sì, è sopra di me. Mi sta ancora dando la caccia il bastardo. L'importante è che non ci facciamo vedere. Allora, ho trovato un pulsante con su scritto non premere. Ovviamente l'ho premuto. E... sì, insomma, mi ha spawnato quella gigantesca creatura volante aliena che a quanto pare ce l'ha proprio con me. Pertanto evitiamo di farci individuare, ok? Ok, passiamo da una zona all'altra. Devo trovare un veicolo per la fuga. Oh, veloce, veloce, veloce. Qualcuno mi apra? Non c'è nessuno in sto cocchio di villaggio? Scusate. Sta tornando indietro, sta tornando indietro, sta tornando indietro. Ok, intanto ho trovato un'auto, mi consolo. Oh mio Dio, guardate quanto cocchio non è grande quel coso. Posso mangiarlo laggiù? C'ho una fame che non ci vedo. Proviamo a passare dal garage. Dov'è? Ok, sto facendo il giro, sto facendo il giro. L'ho perso, non lo vedo più. Dov'è finito? Credo si sia allontanato temporaneamente. Vai dentro, vai dentro, vai dentro. Ok. Abbiamo rischiato decisamente troppo. Guardalo. È abnorme ed è dotato di armi di distruzione di massa che mi faranno a brandelli nel giro di pochi secondi. Oh no, oh no, oh no, oh no. Direi che mi ha visto, direi che mi ha visto giusto un attimino. Salve, la possiamo risolvere pacificamente. Lo prendo come un no. Ok, lo prendo come un gigantesco no. Avanti, 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 avanti. Tecnicamente ti ho liberato io. Ok, a lui non piaceva essere liberato, era in ferie, non voleva rotture di balle. Cos'è sto suono? Questo suono non mi piace. Oh, ha sparato qualcosa di grande, grosso e pericoloso. Cos'è? Sta congelando tutto nell'aria. Sta congelando tutto nell'aria. Ok, nasconditi qua dietro, nasconditi qua dietro. Sono sicuro? Lo prendo come... no, non sono decisamente al sicuro. Sto facendo brandelli la casa. Wow! Aspetta, aspetta, aspetta un attimo. L'ha distrutta completamente. Cos'è? Ne ha lanciato un altro. Ah, aia, aia, aia. Mi è congelato il pipino. Il pipino mi piaceva decongelato. Mi piace a temperatura giusta, sì, insomma. Sta caricando il prossimo attacco. Oh, questo non mi è piaciuto. Wow! Scusate, con quanto lag non me... oh mio Dio, ha annientato la casa. L'ha letteralmente sventrata. Questo che cos'è? Questo sembra un'arma bella potente. Non attaccarmi questo, non attaccarmi il veicolo. Ok, la mia unica speranza di sopravvivenza è andata a farsi venedire. Corri, corri. E vabbè. E non c'è più il veicolo, come per magia. Mio Dio. No, non c'è nessun luogo sicuro. Non c'è nessun luogo sicuro. Oh, cos'è? È arrivato a terra all'improvviso. Mi ha attaccato direttamente. Aspetta, quel momento imbarazzante in cui ti ricordi che c'hai proprio uno sfacelo di armi. Lui ne ha di più. Lui ne ha molte di più. Un'auto, un'auto, un'auto per la fuga. Un'auto per la fuga, vai. Vai, non so dove. Capoiata. Michael Bay, spostati proprio una cifra. Io provo a sparargli, ma non penso che gradirà. Ah, lo scherzone. Decisamente, vai, vai, attacca il bastardo. Ok, vai, ok, colpito alla grande. Oh, 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 non ha gradito. Direi che non ha gradito per niente. Vabbè, c'ha i raggi laser quelli fighi lui. No, 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 no. Vabbè, vabbè, devi fare il fighettone, allora dillo. Perché sei un modem a 56k? Ok. Aspetta, 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 aspetta. Com'è sto posto? Ha visto giorni migliori? Aspetta, vediamo se riesco a fuggire con il veicolo. Ragazzi, non resta più... oh, questo era nuovo. Questo era nuovo. Cos'è? Cos'è? Cos'è sto suono? Oh no. Sta per distruggere tutto, vero? Wow. E il mio frame rate è andato a farsi benedire. Ma è una bomba atomica! È una specie di bomba atomica, ma vi prendi in giro! No, scusate, che ha combinato? Signori, non c'è più nulla! C'era una stracocchia di casa qui! Ma che roba! Ha annientato tutto! Ha annientato anche il mio framerate! Buon salve, signore! La possiamo risolvere in qualche... oh no! È quello iperdistruttivo, lo sapevo! Ma ciccio, non possiamo andare avanti a 10 frame al secondo, eh! Aiuto! Mio Dio! Ok,
È abbastanza ovvio che non lo possiamo sconfiggere, non qui. Ad ogni modo, signori, è un piacere essere ritornato dopo tantissimo tempo su Teardown, il gioco che riesce a far laggare il mio PC neanche fosse Crysis. No, 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 Teardown è come avere 26 Crysis aperti nello stesso momento. E devo dire che sto gioco ha fatto passi avanti da gigante, ci sono delle mappe veramente incredibili. Sì, se non fosse che non puoi far girare Teardown su un computer normale, ti serve un super computer della NASA, però... manca qualcosa a questa mappa. Datemi giusto un secondo. Mi accendete un po' di lucine. Ok, direi decisamente molto ma molto meglio. Oh, di notte è molto ma molto inquietante, ma anche molto realistico. Le luci sono bellissime. No, grazie, non volevo una tempesta improvvisa con tanto di fulmini. Ah, ora sono a Silent Hill all'improvviso. La neve? Con la neve è bellino. Però manca la neve a terra. Volevo semplicemente un po' più di sole. Oh, decisamente molto ma molto meglio. Aspetta, aspetta, ci sono delle opzioni extra. Posso avere gli effetti del vento? Oh. E posso anche aumentare i suddetti effetti del vento. Oh mio Dio. Quanto è realistico questo vento? Allora, lo scopriamo molto ma molto velocemente. Perché ho letteralmente installato 8 miliardi di mod. Questa è una pistola che spara acido. Wow, sì, potete vedere che... E ciaone, me li ha sparati dall'altra parte della mappa praticamente. Sì, ho fatto un buco sulla mappa laggiù. Oh, immaginatevi signori se iniziamo a tagliuzzare gli edifici. E voi direte, Lon, ma come fai a farlo? Ma che domande. Con una katana che è in grado letteralmente di tagliare qualunque cosa. E sottolineo qualunque cosa, perché signori ne state per vedere delle belle. Azunde! Sì, ovviamente il framerate andrà a farsi benedire. Oh mio... Ha staccato letteralmente l'edificio. E vabbè, oh mio Dio, il framerate. Forse ho aumentato troppo la potenza del vento. Ecco, questo potrebbe essere problematico. Ma che roba! Ha sparato letteralmente fuori anche i mobili. Ma che figata assurda. Ma è tutto arredato sto posto, scusate un secondo. Sì, è tutto arredato. Ah, ecco perché mi sta laggando a schifo. Tutti gli oggetti della mappa vengono sparati verso il fondo. Magari non è stata una buona idea attivare il vento, Lonino. Io la butto là. Ok, l'ho fatto di nuovo. Mi sa che il computer sta per crashare. Oh oh. Oh oh oh. Beh, sì, ma non me lo tirare addosso. Non me lo tirare addosso. Ma sei scemo nel cervello. Ah, che roba. E vabbè. Cosa ho combinato? Vabbè, ho sventrato tutto. Ho sventrato tutto. Mio Dio. 10 frame al secondo. Che macello. L'abbiamo tagliato alla grande. No, no, aspettate. Datemi un secondo. Spegni il vento. Spegni il cocchio di vento, che non ci sto più capendo nulla. Ok, si è placato il vento. Va che roba, la facciata dell'edificio si è incastrata su quest'altro. Meraviglioso. Beh, dovrò riavviare la mappa perché sta laggando a schifo. No, vabbè. Questa katana taglia che è uno spettacolo. Oh. Cioè, posso tagliare anche semplicemente una gru. Vediamo un po'. Vai. La gru è anche l'elemento più semplice. Oh oh. Non dovevo farlo. Non dovevo farlo. Oh, porca miseria. Aspetta un attimo. Quindi le gru quando cadono tranciano proprio una cifra a metà gli edifici. Vediamo un po'. Cade. Oh, oh, abbiamo schivato il parcheggio in pieno. Ma questo edificio non ha avuto la benché minima speranza. E vabbè. Aspetta un attimo. Fatemi provare. Soprattutto adesso che non c'è più il vento. La mia pistola spara acido. Quanto è corrosivo questo acido? Wow, vabbè. E ha sventrato tutto? Vediamo un po'. Fa che roba! Incredible! Riesco praticamente a raggiungere il piano terra? Sì! Posso passare attraverso le crepe dell'acido. Cos'è? Incredibile! È potenterrimo! Qualunque cosa tocca praticamente la corrode all'istante e poi continua a precipitare fra un piano e l'altro. Wow, ho sentito dei brutti rumori. Non mi piacciono proprio per niente. Ah! Che carino, c'è una sorta di leggerissimo riflesso barra ray tracing dei poveri nel caso ci fossero le pozze dell'acqua. Carino, ci può stare. Cos'altro abbiamo? La pioggia. Quanta pioggia? Tanta pioggia. Molta più pioggia. E poi zero pioggia. Neve 1, neve 2, neve 3. Vabbè, tormenta di neve. Possiamo far piovere fuoco sulla città. Non dovevo farlo. Mi pento delle mie scelte di vita. Wow, che succede? Wow. Sento esplosioni letteralmente dovunque. Oh, ma sono giganteschi. Aspetta, mi aspettavo una pioggia molto più leggera. Wow, ok, ok. Ci dovremmo riparare in qualche edificio. Mio Dio, sono delle bombe praticamente. Aspetta, fatevi entrare. Fatevi entrare che mi cacco tantissimo.
Ma stiamo scherzando? Mio Dio, non c'è nessun posto sicuro in città. Wow, sta cadendo pezzi dell'edificio. Ha mezzo distrutto l'edificio adiacente al nostro. Che macello. Wow, stanno cadendo su tutti gli edifici circostanti. Guarda, cioè non fanno neanche troppissimi danni, ma di sicuro innescano dei pericolosi incendi. Sì, quell'auto è leggermente in fiamme, ad esempio. Ok, possiamo spegnere la pioggia di fuoco? Mi ritengo soddisfatto. Abbiamo anche il temporale. Oh, molto era lì. Realistico per quello che mi riguarda il gioco. Allora, direi di procedere per gradi, perché ho una marea di cose da testare. Come ad esempio, lo sapete che si possono spawnare delle meteore? Io non lo sapevo. Sta arrivando? Eccola, eccola che arriva, eccola che arriva. E... porca la miseria! E vabbè, credo che abbia leggerissimamente... oh mio Dio, che sta accadendo? Perché sta esplodendo tutto l'edificio? Mi sa che c'erano oggetti esplosivi. Aspetta che i detriti stanno cadendo verso di me. Come ho detto ragazzi, video ad alto contenuto di lag. Sta esplodendo anche l'edificio in parte. Gioco, datti una calmata. Posso avere un super computer della NASA? Perché qua siamo a 3 frame al secondo. Sta esplodendo tutto, aiuto. Ok, pazientiamo intanto che i rottami cadono a terra. Tranquilli, dopo posso dare una bella ripulita. Volevo vedere cos'era accaduto, ma possiamo già ammirare una discreta opera di distruzione. Eh sì, basta esplodere! Questa mappa la dovrò riavviare un sacco di volte. Allora, facciamo qualcosa di molto più interessante. Sto grattacielo è gigantesco. E se la meteora la faccio cadere all'interno, tipo... lì! No, aspetta! La porta si è chiusa! Apriti, 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 apriti! Ok, credo che stia arrivando. Vediamo un po' l'effetto. Wow! No! In un modo o nell'altro la meteora raggiunge sempre il pian terreno. Avete visto peraltro la luce che passava attraverso le... mi sa che là dentro io non ci posso entrare. Attraverso le finestre. Sì, abbiamo leggerissimamente sventrato l'edificio. Aspettate che vado in cima. Voglio ammirare la mia opera di distruzione. Buongiorno, da dove è passata? Ah, è entrata... è entrata di lato. Ma che figata assurda. Spè. No. Bellerrimo. Mio Dio, bellerrimo. Ma perché limitarci ad una meteora quando ne possiamo far piovere almeno due? Oh Dio, stavolta crasha. Stavolta crasha, parola dello zio Telone. Porca boiazza. Beh, ma non è arrivata a terra? Cosa è successo? Mi sa che sono arrivate di sbiego. Sì, va che roba, hanno preso l'edificio lì e poi hanno trapanato questo di lato cadendo in strada. No, ma ci sono rimasto delusissimo. Ok, ho un'idea differente, le richiedo dall'interno dell'edificio. Fammi uscire, porta di M. Che sennò mi perdo tutta la scena. Eccole, ok, ora ragioniamo. E la seconda è arrivata una frazione di secondo dopo. No, io davvero voglio il supercomputer della NASA. Solo per giocare a Teardown. Io la butto là, ma direi che la meteora è passata da questa parte. L'altra, mi sa che ancora una volta è caduta di sbiego. Ma porco cane, ma posso avere una meteora che cade dritta? Oh mio Dio, quante auto non ci sono in sta cocchia di mappa. Che custodisce una marea di segreti ancora, signore, che voi non ci avete idea. Ok, andiamo di 3 meteore is meglio che 1. Quindi facciamo 1, 2 e 3. Non ne spawno altre perché, signori, qua se non mi lagga la voglia di vivere. Vai. Ok, oh mio Dio. È arrivato un po' di spiego l'ultima. La terza, anche questa ha sventrato l'edificio. Quante ore potrei passare a fare ste cagate? Voi non ci avete idea. Aspettate che ritiro fuori la katana. E mi sa che ne vedremo delle belle. Questa è quella che è caduta meglio, a mio avviso. Vediamo un po'. Eh sì. Comunque ancora un po' di sbiego. Ci sono anche gli idranti, per davvero. Ma mi sparano verso l'alto. Vediamo un po'. Ok, guarda. Sono entrato giusto al piano col buco. Mio Dio. Nel frattempo gli incendi stanno divampando e stanno distruggendo il resto dei piani. Ma che roba! E giusto per sicurezza ho anche riavviato la mappa. Allora, vediamo di fare un bel taglio netto. Mi serve un po' più grande. Così, perfetto. Vai! Oh no, è una pessima idea, vero? Vabbè, non ho sventrato tutto l'edificio? Sembra che qualcosa sia rimasto ancora intatto. Quindi devo dare un altro colpo di katana. E... vabbè! Ma no, ci sono tipo 3 mattoni laggiù. Guarda, li abbatto senza... perché minimo rispetto, ok. Direi che ha funzionato anche troppo bene. Oh no. Oh no. Ma che roba. Bellissima. Tutti i mobili che volano fuori dalle finestre. Che figata assurda. No, col potere del vento sta scena epica. Mi ricorda tantissimo i grattacieli che erano precipitati sul primo The Last of Us.
Peraltro che taglio netto perfetto, è qualcosa di incredibile. Ora, se il telone fosse così pirla da provare a tagliare in due anche l'altro grattacielo, sono sicuro che il gioco crasha. E... oh no, non ha gradito. Ok, ho visto che è leggermente saltato verso l'alto. Oh, ho tagliato la gru? Perché si sta spostando in maniera molto preoccupante. Oh no. Aia. Si regge a malapena. Ah, si è accasciata sul parcheggio. Lon, non farlo. Oh no. Oh, non dovevo aumentare il vento. Oddio. Ecco, è praticamente una reazione a catena. Un effetto domino. Oh, porca miseria. Sì, ma non sono così leggeri questi edifici. Non dovrebbero essere così tanto sotto l'effetto del vento, disse lui prima di portarlo a 3. No. Oh, porca miseria. No, non lo faccio più. Mi pento di tutte le mie scelte di vita. E vabbè, I believe I can fly. Sposta tipo una cifra. No. Lon. Ferma il vento. Non riesco a fermarlo. Ho detto ferma il vento. No, vento 4. Ferma il vento. Presto. Non funziona. Wind off. Ok, l'ho spento. L'ho spento, quindi la forza di gravità farà praticamente il resto. Cioè, ho parcheggiato il grattacielo sopra il parcheggio. Non chiedetemi come. Guarda, c'ho le macerie che mi cadono in testa. Ok, ci sono 9 frame al secondo. Proverò a fare qualcosa. Vi faccio notare, peraltro, che c'è ancora il grattacielo numero 1 conficcato nel grattacielo numero 2. Figata assurda. Sarebbe un vero peccato se una meteora si abbattesse all'improvviso. Oh, ma guarda un po', all'improvviso è arrivata una meteora. Mi domando come sia accaduto. Oh, porca miseria. Sono appena ricordato che passano da parte a parte gli edifici. E i due grattacieli sono ancora collegati gli uni agli altri. Volevo provare a separarli, ma con questo frame rate mi sa che è più difficile del previsto. Eccole che arrivano. Porca miseriaccia. Vedo solo la luce di nostro signore e nulla di più. Cuccane. L'edificio è ancora integro. Oddio, ha subito un bel po' di danni. Questo è poco ma sicuro. Nonostante tutto non cedono. Oh, va che roba. Cioè, mi muovo a 8 frame al secondo. Ci sono macerie dovunque. Oh mio Dio. Ok. Come ho detto, ci saranno un sacco di riavvi. Ma ve lo immaginate teardown con gli zombie? Che peraltro, signori, state volando? Non si può volare dopo le 18. Boia, sono tanti. Sono veramente un sacco di zombie. Magari cominciamo a eliminarli senza perché minimo rispetto. Morideci! Maledetta invasione zombie. Allora, proviamo a rifugiarci in un edificio. Beh, non penso possano aprire le porte. Vai, chiudi. C'erano le tavole per sbarrare l'entrata. Aspetta, provo a sbararla. Oh, non era quello che volevo fare. Oh, Bonnie. È morto davanti alla porta. Io non c'entro nulla. Oh, oh. Sì, stanno provando a entrare. Stanno provando tanto a entrare. Oh, boia cagna, stanno sfondando tutto. Non mi prenderete vivo. Abbattili. C'erano due zombie che si stavano accoppiando gli uni con gli altri. Bonnie. Oh, ma chi si è spostato? Ho gli zombie intelligenti che dribblano. E vabbè, quanti sono. Però sì, pian pianino riescono a far danni. Bani! Ok, c'è bisogno della TNT di Minecraft. Moriteci! La TNT di Minecraft è una menzogna? Molta più TNT di Minecraft. Porca miseria, ma siete dovunque. Vabbè, ma è una chiavica assurda sta TNT. Oh, è entrato! Allontanali con la TNT. Statemi lontani. L'uomo che lanciava le TNT. Autobiografia di un telone impazzito. Ok, ho tipo raso al suolo. Il piano terra dell'edificio. Ma almeno gli zombie ci schiattano. Oh, da dove arrivano? E vabbè, e certo. Prego, siete ancora vivi come? Cioè, non eravate vivi prima, ma insomma ci si è capiti. Io non sparo il fucile da cecchino. E tanti saluti, aspetta. Dovrei riuscire a prendere più di uno nello stesso momento. Se siamo fortunati, se riusciamo ad allineare i colpi. Mi ritengo molto soddisfatto. Ci sono altri zombie? Wow, ancora che si uccidono. Sono arrivati gli altri cugini. Per fortuna che qualcuno muore all'impatto. Mi consolo. Peggiora delle ipotesi. Abbiamo la nostra minigun, che fa una strage di proporzioni bibliche. Bani. Quelli erano anche spawnati assieme, vicini. Ok, la situazione ha preso una strana piega molto in fretta. È il T-Rex, no. È il T-Rex, no. Ma siete scemi nel cervello. Oh, il T-Rex sfonda. Aia. Potrebbe essere un bel problemone. Vabbè, quello è cemento. Finché è legno capisco. Aspetta, usciamo dall'altra parte. Tanti saluti. È un attimino incocchiato con la vita. Direi che... vuole divorarmi male. Aspetta.
Signor T-Rex? È rimasto bloccato? No, non prenderlo per il culo, Lon. Non prenderlo per il culo? O fa che mi dà la caccia? Oh, è inarrestabile lui! È inarrestabile, fetta! Apri! Apri! Fammi entrare! Fammi entrare, porca miseria! Ok, 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 ok. Peggiore delle ipotesi, sì, abbiamo altre vie di fuga. Ma vi giuro, io mi sto cagando in mano. Lo vedo là fuori. Buono! Buono! Stati buono, lo dobbiamo abbattere. È morto? Oh, è morto all'improvviso? Si muove ancora? No, 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 è morto. Credo? Sì. E vabbè, ti sei sventrato tutto per spaccare fuori l'edificio. Ma che roba! L'ha danneggiato tantissimo. Ok, rendiamo il tutto molto più interessante. Mettendo non uno, ma ben due T-Rex. Sperando che si possa fare, ovviamente. Ecco, magari parcheggialo un attimino più lontano. Aspetta. Spawn T-Rex numero 2. Eccolo. Ah! Si sbranano tra di loro, si accoppiano. È stato molto inquietante a quel T-Rex. Manca mezza faccia. Dove mi rifugio? No, 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 no. È stata veramente una pessima idea. È stata tanto, tanto... Aiuta! Fatemi tra... Che stanno facendo? Stanno sventrando l'edificio dall'altra parte. Guarda lì! Si accoppiano male tra di loro? O si accoppano male tra di loro? Ma che cocchio! Oh, l'ultimo T-Rex che ho spawnato è più incazzato del precedente. Salve, signore, che fa di bello? Mi insegue? Guardi, io mi rifugio all'interno di questo gigantesco parcheggio e dovrei essere relativamente al sicuro. Aia! L'altro è morto male, come potete notare. Sta provando ad entrare. Oh, lui ci prova comunque. Sì, sì, guarda! Si sta a mangiare il parcheggio. Vediamo se puoi mangiare il parcheggio senza una zampina. Ah, è morto. Eh beh, T-Rex contro Minigun. Mi sembra uno scontro poco equo, in effetti. Va che casino, ci siamo divertiti. Ma adesso la città è uno schifo di proporzioni bibliche. Allora, scusate un secondo, che diamo una veloce ripulita. Ci sono cadaveri, detriti letteralmente dovunque. Oh, perché il telone, sì, insomma, si diverte a far cazzate. Ma poi dà anche una bella ripulita. Scusate, mi aspira anche il T-Rex. Non riesco ad aspirare il T-Rex. È troppo grande. No, aspetta, forse. Ok. Un po' alla volta. Lo sto riuscendo a ciucciare, come potete notare. Vediamo un po', via anche la coda. Ottimo, il culo, le gambe. Vabbè, questo ci penserà Nettezza Urbana. Non è che sono qua a ripulire tutti i T-Rex del circondario. Che potenza non ha? Risucchia gli oggetti da dentro gli edifici. Hai preso di giro. Che marca è sta cosa? Un secondo. No, fatemi entrare. E diamo una bella ripulita anche a questo posto. Oh, lo faccio per il frame rate. No, lo faccio perché sono un cretino. Ma insomma ci siamo capiti. E se volessimo incasinare il T-Rex con un gigantesco magnete? Allora, magnete 1 e magnete 2. Non ce la fa, non ce la fa. Oh mio Dio. Wow. Ok, aspetta, posso anche cambiare la polarità del magnete. Quindi adesso si allontanano gli uni dagli altri, come potete vedere. E poi si riavvicinano di colpo. Oh, no, aspetta, hai quasi preso me. Ok, no, la smetto. T-Rex, sei ancora vivo? Sì, ma è anche più incazzato di prima. No, poverino, è scivolato e non si può più rialzare. Sarebbe un peccato se qualcuno avesse delle doppie minigun. Ecco, Jurassic Park sarebbe andato molto diversamente in quel caso, Già, tanto diversamente. Aspetta un attimo. Dite che con la doppia minigun... Lo faccio in nome della scienza, Non perché sono un sadico bastardo psicopatico e tutte cose. Allora, sventriamolo salendo verso l'alto, così si dovrebbe scappottare. Mio Dio, va la potenza! L'abbiamo praticamente sventrato tutto. Ok, funziona. L'ho visto accasciarsi. Non cadermi addosso. No, placati. Ti è placato? Lo prendo come un sì. Aia, lo prendo come un no. Lo prendo tanto come un no. Cade! Oh mio Dio, abbiamo schivato gli edifici per davvero. Va che roba! Che caduta perfetta solo con lo zio telone. Oddio. E tanti saluti al framerate di nuovo. Oh, ho letteralmente sbarrato la strada. Non passa più nessuno. Oddio, adesso tutto quello che si trova lì dentro si sparerà verso il basso. Ecco perché il mio framerate è andato a farsi tanto benedire. Aspetta un attimo, avevo anche la fisgun ora che ci penso. Quindi possiamo tipo... Piano. Molto più piano, con molta delicatezza. Oddio, non dovevo farlo. Non dovevo farlo, smetto di farlo. Sì. Ecco, tipo adesso tutti gli oggetti si sono sparati verso la parete e l'hanno distrutta, generando tipo, non lo so, 3000 detriti che vanno di qua e di là, forse anche di più. Non dovevi farlo. Non le mani su per il culo ogni tanto. Ma c'è... Oh, porca miseria. L'ho sparato contro l'edificio laggiù.
Io volevo solo metterlo a terra con estrema delicatezza. Inoltre, signori, ho scoperto che se premo Z spawno un uragano in città. Cioè, non so dove, ma da qualche parte c'è. Ok, penso di aver capito dove si trovi l'uragano. Mio Dio, c'ho già il frame rate che crolla. Non abbiamo neanche iniziato e già ha detto mi suicido direttamente il mio computer. Wow, a quanto pare si sta risucchiando tutti gli oggetti. Ma che spettacolo. E ha leggermente danneggiato gli edifici. No, 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 aspetta, sta risucchiando me. Sta risucchiando me, datemi un secondo. Porca miseria, mi sono cagato in mano. Sì, ma buttati verso un edificio. Sembra che tu li stia schivando di tua spontanea volontà. Scusi, ma lei è l'uragano più chiavica che io abbia mai visto. Ma aspetti fino all'uragano. Ma dai, ma appena l'hai sgrattato via. Ma non ci sono più gli uragani di una volta, dannazione. Ok, premiamo Z di nuovo. Wow. Wow, 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 buono, 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 buono. Ok, 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 stavolta sta andando in maniera molto più distruttiva. Direi che l'uragano ha acquisito molta potenza. Che roba, sta facendo esplodere gli elettrodomestici nelle case. Aio. Buono, stati buono. Spettacolo. Oh, guarda che roba. Ora sta danneggiando seriamente l'edificio. Figata assurda. A parte che chi vivrebbe mai in un edificio triangolare con le pareti strettissime da questo lato. Ma vabbè, dettagli. Wow, tutti i detriti cadono a terra appena spengo l'uragano. Ma è troppo bella sta cosa. Oh, è vero, la C130. Me ne ero completamente dimenticato. Allora, vediamo un po' di divertirci. Lallallero, lallallà. Oddio! Dite che riusciamo ad abbattere l'intero edificio con la C130? Possiamo provarci, abbiamo la tecnologia e un sacco di proiettili. Più che altro è difficile spararli cercando di tagliare a metà l'edificio. Sarà un taglio molto grezzo, eh. Ok, fatemi ammirare dopo. Beh, boia, la mia opera. Dai, che stava procedendo abbastanza bene. Aspetta un secondo, guarda, ancora un po' di colpi in quella direzione, ciccio. E il gioco è praticamente fatto. Direi che ci siamo quasi. Gru, devi proprio rompere i maroni adesso. Mi togliete la gru? Ok, grazie. Oddio, 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 oddio. E vabbè, fa che roba, si è completamente afflosciata su se stessa. Ok, diamo una mano alla C130. Come al solito lo facciamo per la scienza. E... oh oh. Eccolo che cade, eccolo che cade. No, vabbè, rimani in piedi per davvero. Ah no, mi cade da quest'altro lato. Ma no, che non c'è la mappa di là. Volevo che cadessi su un edificio. Quelli sono edifici finti. Ok, comunque. Wow. Molto ma molto scenico. Guarda, detriti. Com'è all'interno dell'edificio? Diciamo che ha visto giorni migliori, questo è poco ma sicuro. Tutto l'arredamento era già stato sparato fuori, come potete notare, quando si è abbattuto l'uragano. Oh no. Oh no, mi ha visto. Mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto. Ciccio, non sparare in questa città. Te lo chiedo in ginocchio, non sparare in questa città. Dureremo 30 secondi prima che crashi il mio computer. Eccolo che sta preparando gli attacchi. Cioè, mi posso rifugiare letteralmente dovunque in questo caso. Però se spara la bomba atomica è abbastanza ovvio che non ci sarà la benché minima speranza. Ma io gli posso tipo sparare. Oh oh. No. È in grado di rilevare la mia presenza. No. Quanto ti hanno fatto intelligente. Bastardo. Sono qua sotto. Oh oh. Ok, ora si è leggermente accorto di dov'ero. Guarda che non puoi scendere tanto di quota. Ti schianti sugli edifici, ciccio. Oddio. Ho paura di quello che potrebbe fare. Non è la sua mappa? Oh, non l'ha fatto. Oh, lo sapevo. Ma allora dillo che sei un pezzo di erba. Dai, ma non vale. Quanti danni ha fatto? Vabbè, dai, neanche troppi perché l'ha sparato al centro della città e quindi non è riuscito a danneggiare gli altri edifici. Ok, 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 ok. Mi posso tranquillamente rifugiare qui e dovrei essere sicuro. Ho un'idea. Notte di pioggia. Oh, direi che è lo scenario perfetto per provare ad ammazzare il bastardone. No, mi correggo, per provare a non farsi ammazzare dal bastardone. Erco canaglia. Signore, oh, i missili no, ecco. Di notte gli effetti di luce sono decisamente molto molto più belli. Sì, direi che se l'è un po' legata al dito. Oh mio Dio, signore, lo facciamo per le views. Non vedo nulla, non vedo praticamente niente. Che macello. Vabbè, date una calmata. Date una calmata. Proviamo a entrare in uno degli edifici circostanti. Casino. No, 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 no. Aspetta un secondo. Aspetta un secondo. Aspetta un secondo. Ah, il fucile da cecchino. Con questo posso sparargli dalla distanza di sicurezza. Direi che non ha gradito. Che sta facendo? Ho visto che sono partiti dei missili. Ah, no, sono delle luci. Per riuscire a individuarmi, probabilmente. Perché non so dove mi trovo. Tra pochi secondi lo sa che ti scopre, vero? Beh, intanto gli sparo.
E chi si è visto si è visto. Dovrei capire. Oh oh. Lo sta facendo di nuovo. Lo sta facendo di nuovo. E basta con queste luci. Oh, una volta tanto riesco a guidare un veicolo, dato che ho la copertura degli edifici circostanti. Aspetta, mi sono appena ricordato che sta piovendo tantissimo. Però forse riesco a entrare in uno degli edifici e a rifugiarmi al suo interno. Vai, vai, non riesco ad aprire le porte praticamente. Sfonda tutto. Porca boiazza. No. Sono oltre la mappa, scusate, scusate. Tutto calcolato, ecco, fatemi scendere qua dentro. Ah, oh, il panicume. Cioè, se mi trova qua dentro è finita. Sta sparando qualcosa, ma non so cosa. Probabilmente sono solo le luci. Non sono solo le luci. Come ha fatto a vedermi? Ero dentro l'edificio. Mega pezzo di erba. Non ti farò nulla, ma almeno ti faccio girare un po' gli zebedei. Sì, sì, e vabbè. Mi riescono a trapanare tutti i piani dell'edificio. È assurdo. Ma che devastazione assurda. Che sta accadendo? Wow. Cosa la... sarà un mega raggio laser. Porca miseria, ma te sei troppo overpower. Io un po' capisco, ma qua stiamo esagerando. Ah sì? Col potere del cittaggio io ti complico la vita? Ah, vediamo se il vento... Oh, speravo che il vento lo rallentasse in qualche modo. Sembra che non stia funzionando. Oh no, pensavo avrebbe avuto problemi a volare. Lon, ci vuole più vento. Molto, molto più vento. Ok, col vento a 4, forse, forse. Si stanno muovendo anche i detriti praticamente. Mi sta lagando la voglia di esistere. Casino. Sì, lo sto buggando. Non sta riuscendo a muoversi. Lo sapevo che il cheating era la soluzione. Oh, no, 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 no. Scusa, scusa. Chiedo immensamente scusa. Mio Dio. Ah, mi ha caricato direttamente. Ma non si può passare in mezzo agli edifici così, ciccio. Allora, il bello della mia katana è che può raggiungere i 167 metri. Quindi, se ora io provo a colpirlo, dovrei poterlo tagliare in due. Vai, vai. E si trova più alto di... Oh, oh, qualcosa gli ho tagliato. Lo abbiamo ferito. Mi serviva la mega catanozza. Più che altro devo fare attenzione, perché se sbaglio mira, trancio letteralmente qualunque cosa. Quindi rischiamo di tranciare tutti gli edifici all'interno della mappa. Bel taglionetto comunque, Ma che mi stavo per colpire da solo? Ma sarò pirla pure io, Sta per passare qui, sta per passare qui. Vai, catanozza. Oh, oh. No, si è spostato all'ultimo. Mi sa che taglio solo la gru, vero? Sì, ho tagliato solo la gru. Aspetta, aspetta, però se è fermo lì. Oh, no. Missile in avvicinamento rapido. Lon, spostati. Cabuiazza. Dai che l'ammazzo, dai che l'ammazzo. A meno che... Non mi dire che gli sono passati in mezzo. Vabbè, Lonino, taglialo verticalmente. E vai. Se non si muove, è fatta. Cabuiazza. Vabbè, ragazzi, davvero senza lì. Ha schivato. Il bastardo ha schivato. Ok, tentativo numero 2. Vai, katana. Vai, katana. Colpiscilo, colpiscilo, colpiscilo. E... Ok, l'ho preso. Devo averlo preso. Devo averlo preso. No, ragazzi, è indistruttibile. È indistruttibile. Ho provato di tutto. Aspetta, forse riesco a tagliargli le ali in qualche modo. Altro che Red Bull ti mette le ali. Il telone te le taglia in due. Vai. Vai. Non posso far nulla. Non funziona neanche la katana. Gli stiamo togliendo la protezione. Se notate bene, le parti luminose sono sempre più esposte. Signori, 5 secondi di relax, perché vi giuro mi stava venendo un'ansia di proporzioni bibliche. Anche perché poi sono in partita a 2 ore, più le 3 ore per testare mod e via dicendo, che non vi dico. Ah, un bel villaggio medievale in cui non può accadere letteralmente nulla, a parte il telone che decide di fare il cazzaro. Piccolo dettaglio. Allora, devo cominciare a padroneggiare i comandi, perché non è poi così facile. Possiamo decidere la larghezza, quindi se faccio tipo un taglio a zonde, netto così. Oh, gli ho praticamente accorciato la casa. Va che roba. Abbiamo tagliato tutto anche qua dietro. Avevo ridotto il raggio d'azione della katana. Eppure mi sembra ancora molto arrabbiata con la vita. Ok, sei ancora in piedi come? Ah, aspetta, c'è ancora un po' di voxel da questa parte, Bonnie. Quando non ci sono troppi elementi a schermo, possiamo divertirci a fare i cazzari senza troppe conseguenze. Sul framerate quantomeno. Perché si sollevano le case? Questa non l'ho capita. Cioè, l'accetto molto passivamente. Aspetta un attimo. Questo vuol dire che se uso la fisgun... Oh. Ok, non era quello che volevo fare, ma era quello di cui avevo bisogno. Aspetta, 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 aspetta. Wow. Sì, però sono finito in culolandia pure io. Aspetta, frame rate. Ok, si ripiglia comunque molto in fretta. Aspetta un secondo. Vediamo di fare la stessa cosa. È che se ci sono oggetti all'interno... Ti incasini, poppa una cifra. Bello, bello, mi piace questo stile molto art telon. E comunque, anche se siamo nel medioevo,
C'ho l'aspirapolvere in ogni ca... non credo che sia stata la migliore delle mie idee. C'erano molti più detriti del previsto. Non chiedetemi cosa stia accadendo. Pensavo di fare del bene, ma a quanto pare ero il cattivo della storia. Gioco, ti chiedo perdono, non lo faccio mai più. Beh, abbiamo più o meno ripulito la zona. Maronne. Vabbè, ma avevo tagliato anche le case dietro? E non me ne ero accorto. Vabbè, ma quanti detriti ci sono? E ci credo che poi... Ah, il gioco lagga. No, 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 no. Ma qui sto attirando anche le case. Sto facendo peggio. Era un tranquillo villaggio e poi è arrivato il telone. E la stessa cosa la possiamo fare, ovviamente, con le doppie minigun. Vai! Ancora in piedi. Ah, è che è straresistente. Buongiorno. Ah, no, c'era tipo il poligono laggiù. Perfetto, ottimo. Lon, sollevala con molta, molta delicatezza. Perfetto. E parcheggiala sopra l'altra casa. No, no. E... dai. E poi è normale che mi viene voglia di spagar fuori tutto, però. Ok, era così quando sono arrivato, se qualcuno lo domandasse. Fatemi tuttavia dare un'occhiata dall'alto. Oh mio Dio. Ho arrecato un po' di morte e distruzione. Cioè, voglio dire, ho trovato un po' di morte e distruzione. C'è la chiesa. Lon, la chiesa no. A parte che abbiamo diversi armamenti. Abbiamo la mitragliatrice, quella classica. All'anima della mitragliatrice classica. Aspetta, posso anche zoomare? Ma mi prendi in giro, iperrealistico. Ok, proviamo con la 105 mm. Oh, sventrato completamente la casa. Deve ricaricare, giustamente deve ricaricare. E all'occorrenza abbiamo anche la cluster bomb. Quindi dovrebbe rilasciare altre parti che esplodono tutte attorno a sé. Un po' come la banca Mediolanum. Aspetta, aspetta, aspetta. Wow, ok, sono riuscito a beccare dentro la finestra. Speriamo che gli abitanti di questa ridente cittadina non se la leghino al dito. Possiamo anche sparare del napalm. Voglio dire, sono case fatte in legno, Lon. È come sparare sulla Croce Rossa. Va bene, ok. Spegniamo l'incendio. Aspetta un secondo. Posto, ho fatto la mia buona azione quotidiana. Si è spento per davvero. Possiamo sparare l'acido? Ok, mi pento. Mi pento, in realtà sono il villain. E quindi riempiamo di acido la zona circostante. Willa. Era tanto corrosivo quest'acido. E se ti vuoi liberare di una chiesa molto rapidamente, prendi il 40 mm, spari a raffica. E in men che non si dica, diciamo che il prete doveva trovarsi un altro lavoro. Perfetto. Oh, l'abbiamo reso un po' più open space. Santo cielo, c'era una spruzza di piedi quando entravi. E un po' si ricorda di abbattere tutta la parte sotto della... no, è una casa grande, è una casa grande. Speravo di sventrarla col 40 mm. Bello lui, bello, bello, bello. Ok, meno bello quando poi torni con la visuale in prima persona e dici... decisamente questo non è il villaggio vacanze che stavo cercando. Però, insomma, ha il suo fascino molto medievaleggiante. Oh mio Dio, mi domando cosa sia stato questo suono. Oh, sei riuscito a trovarmi anche qua. Che bello rivederti. Beh, questo villaggio... non è la zona più protetta in cui potevo provare a rifugiarmi. Weyla! Sì. Ok. Le mappe poco protette sono quelle in cui lui dà il meglio, in cui riesce a essere molto più Michael Bayano. A 56k, amore, c'è. Vediamo un po' cosa ci riserva di bello. Un raggio laser. Un raggio laser che fa sempre piacere ai grandi e piccini. Avanti, spara le tue armi peggiori. Aspetta. Ok, ok, ok. Mi sta prendendo troppo la lettera. Questo è poco ma sicuro. Almeno non ha lanciato i missili. Ho parlato troppo presto? Ok, ho parlato troppo presto come mio solito. Aiuto! Mi sono congelato male il pipino. Aiuto! Salvate il framerate, salvate il mondo. Casino, vabbè. Anche una fetta di culo. Ok, mi rifugio nella casa, cerco di aprire la porta. È bloccata! Aprila verso l'interno. Ok, qui no, dovremmo essere sicuri. No, no, no. Ogni volta che provo a dire qua dovremmo essere sicuro, lui mi fa cambiare idea molto in fretta. Che sta facendo? Non lo voglio sapere, non lo voglio sapere, non lo voglio sapere. Mi pento di tutte le mie domande. Beh, preferisco l'ignoranza. Corri, 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 corri. Ah, vabbè, I believe I can fly. Aspetta. Ehi, guarda che roba. È come se lui sapesse. Ok, qua non mi hai visto entrare. Non può avermi visto entrare. Oh, oh, mi hai visto entrare, vero? Ho sentito che ha sparato dei missili. Ah, no, sono le cariche congelanti. Per fortuna non fanno troppi... insomma, un po' di danni li fanno. Ma che rompimaroni. Ma no. Mi hai distrutto tutta la casa. Ok, mi posso scaldare qua del fuoco, sono salvo. Sono morto, sono morto. Come non detto. Cosa resta integro in questo coppio di villaggio? Wow, 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 wow. Corri, 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 corri. Boiazza dei suoi raggi laser. No, vabbè, allora dillo che sei un pezzo di erba. Mi ha sparato dentro una casa. In mia difesa ha fatto più danni di lui di quanti non ne abbia fatti io. Dov'è la chiesa? Ah! Ok, non gli piace la chiesa, non dire la parola chiesa in sopra. Se... I believe I can fly. Guarda quanto in alto mi ha sparato.
Prima o poi torno giù, eh. Datemi un secondo, ci vuole ancora un attimo. Siete pazienti? Ok, vedo il villaggio, perfetto. Molto meglio. Au! Sono fatto malerrimo. Anzi, rendiamo le cose più interessanti. Notte nevosa. È perfetto. Lo dobbiamo assolutamente spawnare solo quando ci sono le tenebre. Ciccia! Sono da questa parte. Cerchiamo di individuarmi. No, 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 che mi ha visto, come l'ho detto. Ok, aspetta, 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 aspetta. Ma che belli gli effetti di luce così. Capoiazza. Elon guarda gli effetti di luce, non pensa alla propria sopravvivenza. No, 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 no. Aspetta un secondo, fatemi restartare la mappa. Direi che il tizio ha distrutto abbastanza. E se richiedessimo un po' di meteore molto amichevoli, simpatiche. Sta arrivando? Sì, eccola, 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 eccola. Non è che sia tanto amichevole o simpatica. Wow. Com'è la casa? Bella. Bella, 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 uno stile molto moderno e traspirante soprattutto. Ok, ne ho sparate 4. Ne ho richiesto. Oh, porca miseria. Ostra, super porca. Seriaccia ladra. Lon, porco cane, l'abbiamo appena detto. Notti innevate. Così riesci anche a vedere l'arrivo delle meteore. Oh mio Dio, solo in chiesa mi potrò rifugiare. E uno, e due, e tre. Tre sono più che sufficienti. Arrivano? Sì, stanno arrivando. Fuggite, sciocchi. Wow. Ok, speriamo che il prete fosse assicurato. Che dite? Vedo niente. Scusate. Sì, 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 perfetto. Così la luce di nostro signore può entrare direttamente dal cielo. Ok, e se lanciassimo un po' di meteore lungo la strada principale della città? Dite che riusciamo a ne ho lanciati tipo 10. Wow, 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 wow. Corri, corri, corri. Continua a correre. Cane. Ok, per mia fortuna non hanno un raggio distruttivo. E vabbè. Così elevato, non vedo nulla, non vedo assolutamente niente. Ah, beh dai, un po' di danni alle facciate, lo fanno, serve il bonus facciate, governo italiano, aiutaci tu. Ma che roba, da quest'altra parte l'incendio si è letteralmente divorato la casa. Porco cane, sì, avrei l'estintore, ma non è che sono qua a sprecare l'estintore per tutti gli abitanti del circondario. Bueno, signori, io direi che per questo episodio altamente distruttivo ci possiamo fermare qua. C'è voluta quasi un'intera giornata di lavoro per prepararlo, realizzarlo, editarlo e via dicendo. Quindi spero che vi sia piaciuto. Volevo farvi un episodio bello speciale in vista del Natale. Nei commenti, ovviamente, fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace o vi meteoro la casa. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!